formiche sono degli esseri straordinari che ci riservano un gran numero di sorprese. Le formiche sono delle ottime cavie anche per condurre qualche semplice esperimento. Sì, ho scelto loro. Polyrachis dives, perché la colonia che possiedo è numerosa, attiva e in continua crescita. Ho scelto loro perché hanno un incessante bisogno di alimenti di varia natura e questo le rende adatte a un test alimentarico in mente da tempo. E le mie polyrachis, al momento, sono totalmente ignare su quanto sto organizzando. Le formiche in natura si nutrono di un gran numero di sostanze, le più disparate, anche quelle che a volte non ti aspetti. Avete mai visto delle formiche che si nutrono di sostanze che nemmeno pensavate? Io in natura le ho viste mangiare anche le peggio cose, e voi? Ecco il test che voglio somministrare alle mie formiche, un piccolo numero di sostanze diverse, per capire quanto vengono gradite ed il perché. Come avete notato, il test prevede una sostanza sorpresa. Ok, è giunto il momento di predisporre il tutto perché il test abbia inizio. Velocizzo il tempo di ripresa mentre predispongo le sostanze negli appositi contenitori. Le didascalie mi aiutano ovviamente a ricordarmi che cosa contengono i tappi e permettono una chiara osservazione dell'andamento del test. Torniamo un attimo all'elemento sorpresa di questo esperimento. Lo vedete nel tappo in basso? Urina. Avete mai visto delle formiche in natura che assumono urina? Io sì, e mi sono chiesto perché lo facessero. Come si vede, le altre sostanze usate per il test sono alimenti che normalmente somministriamo alle nostre formiche. Sono solitamente molto graditi. Nel frattempo accelero i tempi di ripresa per dare modo alle formiche di accorgersi di quanto messo in arena e spargere la voce per tutto il formicaio. Passano minuti e le prime operaie iniziano a girare attorno ai contenitori. Tappo delle urine ha già dei visitatori. Anche quello in alto a sinistra, quello dello sciroppo di zucchero invertito, sembra preso d'assalto. In questo caso la risposta al perché sia una sostanza gradita è facile. Glucosio, fruttosio e saccarosio in percentuale concentrata, pronta al consumo. Non si può certo dire di no ad una fonte alimentare così, trovata lì, bella e pronta, senza fare nessuno sforzo, e dal valore nutritivo indispensabile. Ovvio che la folla si accalca. I tappi che contengono acqua e miele e acqua con zucchero di canna non sembrano avere un gran successo, anzi, sono veramente poco visitati. Guardate il tappo che contiene urina. Ma perché le formiche sembrano gradire l'urina? Carrellata veloce di zuccheri e di nuovo un'occhiata al tappo dell'urina. Le sostanze zuccherine che concorrono in questo test sono surclassate dallo sciroppo di zucchero invertito. Come prevedevo, dolce e concentrato non poteva che sbancare tra le scelte proposte. Intanto, il tappo dell'urina si fa sempre più affollato.
Voi avete un'idea sul fatto che abbia tanto successo? Intanto decido di eliminare dai giochi quegli alimenti che vengono quasi snobbati, come acqua e miele e acqua e zucchero, lasciando in gara lo sciroppo di zucchero invertito e acqua e zucchero di canna. Ma dopo qualche minuto mi sono accorto che anche il tappo che contiene acqua e zucchero di canna non viene preso in considerazione. Ora se la giocano lo sciroppo e l'urina. Sul fatto che lo sciroppo di zucchero invertito sia così apprezzato ne abbiamo parlato prima. Cerchiamo delle ragioni per cui anche le urine hanno tanto successo. Ebbene, l'urina in condizioni normali è composta dal 95% di acqua. Ma non è questo il caso per cui le formiche mostrano uno spiccato interesse. Hanno abbondanti risorse idriche in arena. Il restante 5% degli elementi che compongono le urine è dato dai sali minerali, da vitamine e soprattutto dall'urea. L'urea sembra essere l'elemento che attrae le formiche. Meglio dire che è l'azoto, in alta percentuale, contenuto nell'urea, che le spinge ad assumere l'urina. L'azoto è un elemento indispensabile per tutti gli organismi viventi. L'azoto è costituente fondamentale delle molecole organiche, come proteine, le vitamine ed il DNA. Quindi si può facilmente comprendere come l'urina possa venire sfruttata come fonte di nutrimento a base di sostanze importanti per la vita degli organismi. Se il video ti è piaciuto, lasciami il tuo like ed iscriviti al canale. Se hai qualche domanda, scrivimi qui nei commenti o iscriviti al nostro gruppo Facebook. Grazie per la visione e al prossimo video.